Buongiorno da Rai Parlamento. Il ricco mondo del calcio può aiutare a crescere lo sport di base paralimpico? Una proposta di legge presentata alla Camera che prende spunto dalla Francia chiede di destinare a questo una fetta dei diritti televisivi. Pilar Ottoz. Gli atleti paralimpici a Rio hanno emozionato l'Italia con le loro storie. Storie di sofferenza, forza e riscatto. Alex Zanardi, Bebe Vio e tutti gli altri atleti hanno mostrato ancora una volta come lo sport sia un mondo di inclusione, passione e partecipazione. Un diritto per tutti, un diritto che va sostenuto anche economicamente, che si tratti di disabili, dilettanti o bambini. E se fosse il calcio d'élite a dare questo sostegno, se l'aiuto a tutto lo sport, anche a quello paralimpico, sociale, dilettantistico e giovanile, arrivasse dai diritti televisivi di Serie A e B, da quel miliardo e 200 milioni di proventi. Destinare a questo mondo il 5% dei diritti TV, oggi sarebbero 60 milioni, è il contenuto della proposta di legge presentata alla Camera da Sinistra Italiana e sostenuta anche da altri gruppi. E dal calcio arrivano i primi consensi. Sembrano cosiddetti minori, in realtà fa parte sempre della cultura sportiva di un paese e se riusciamo ad alimentarla penso che sia un buon ritorno da cittadini. Un modo per far crescere la cultura e la pratica sportiva di un paese tra i più sedentari d'Europa. Che non è solo un tema legato alle spese sanitarie e appunto al benessere di ognuno di noi, ma è legato proprio a un'idea di paese, di come può evolvere, di come può produrre qualità della vita migliore per tutti.